diciamo, la possibilità di parlare con un uditorio così vasto, perché fino ad ora facevo tutt'altro e quindi adesso mi sono dedicata alla politica, che magari fino a questo momento era qualcosa che spesso, come tutti noi, tenevo a distanza, perché alla base ci potevano essere dei giochi che non ci piacevano. In primo luogo mi voglio presentare, sono Gisella Mastronardi del Movimento 5 Stelle di Casoria, però ci tengo a precisare che questo evento non è stato organizzato solo da Casoria, ma è stato organizzato anche dal gruppo del Movimento 5 Stelle di Casalatore e di Assano. Anche perché nell'ottica del movimento bisogna tenere insieme le forze e diciamo lavorare in sinergia con gli altri, quindi in particolar modo noi ci teniamo a collaborare con i paesi limitrofi, perché diciamo quest'ottica che è avulsa forse dalla politica locale, dalla possibilità di andare oltre, dalla possibilità di aprire le ali. E quindi in particolar modo vorrei un attimo diciamo soffermarmi su quello che ha fatto il movimento a Casoria brevemente in questo periodo, perché il movimento a Casoria è presente già da un po' di tempo e si è dedicato soprattutto a interagire con le istituzioni. Infatti abbiamo effettuato una serie di incontri con l'amministrazione, con gli assessori, con il sindaco e abbiamo fatto presente tante problematiche relative alla città di Casoria e oltre a questo ovviamente abbiamo anche presentato delle nostre proposte. Infatti abbiamo sollecitato quella che era la bonifica del Cantarillo, abbiamo richiesto quella che era l'apertura di una biblioteca ad Arpino, abbiamo chiesto al sindaco di istituire una tribuna popolare per poter confrontarci con lui e quindi non solo noi ma ovviamente tutti i cittadini e quindi riportare quelle che erano le nostre diciamo le nostre problematiche e quindi anche le nostre proposte. Abbiamo chiesto all'assessore all'ambiente praticamente di tenerci al corrente dei dati ambientali che riguardano l'acqua e l'aria che respiriamo e tante altre cose. Quello che voglio dire è che mi fa piacere vedere tanta gente perché attraverso la forza di noi cittadini le cose si possono cambiare, attraverso diciamo, la commissione delle nostre energie possiamo arrivare a degli obiettivi e smantellare un poco questo sistema che magari fino ad ora cioè, ci ha solo schiacciato. E stasera è importante che ci siate tutti, è importante che capiate che cos'è il movimento e perché votare il movimento, perché appunto ci dà la possibilità di non essere come dire, manipolati come è accaduto fino ad ora e ci fa capire soprattutto per quanto riguarda i candidati alle europee che presenterò stasera, che vedrete sono tutti ragazzi diciamo come me, sono tutti ragazzi della faccia pulita, tutte persone oneste che devono stare in Europa perché noi pensiamo che l'Europa sia lontana, invece no, ci sono tante cose in Europa che vengono decise alle nostre spalle e che comunque stanno in qualche modo incidendo sulla nostra economia e sulla recessione che stiamo vivendo. Per cui io vorrei iniziare con presentare alcuni dei candidati, in particolare inizieremo da 3 candidati alle europee e che ci parleranno di alcune cose importanti che sono magari dei paroloni tipo il fiscal compact, il MES oppure i trattati internazionali che ci sembrano così lontani ma non lo sono perché vanno ad incidere nella nostra economia e sono stati magari introdotti a nostra insaputa perché appunto questi giochi si fanno senza che noi cittadini ne possiamo sapere qualcosa. Per cui mi raccomando diciamo ascoltiamoli con attenzione perché è importante per noi, per il nostro futuro e per il futuro diciamo magari dei nostri figli, in particolar modo di mio figlio. Io sono qui, qualcuno penserà che io sono pazza a stare a 13 giorni dal palco sul palco, però io voglio che mio figlio praticamente non debba andare via, che abbia magari le stesse opportunità che può avere un ragazzo che sta a Londra, che abbia la stessa possibilità di lavorare, che viva nel benessere, che ci sia un decoro urbano per lui. Per cui sarei pazza se non stessi qua in questo momento.
Che cosa possiamo fare? Che cosa possiamo fare per riprenderci il nostro paese, per costruire insieme il nostro futuro? E questo è il Movimento 5 Stelle. Io vi invito a riflettere sulla differenza che c'è tra noi e loro. Lo slogan per la campagna elettorale delle europee è o noi o loro. Loro si chiamano partito, è una parola bruttissima che vuol dire difendere gli interessi di una parte. Noi siamo una comunità. Nel Movimento 5 Stelle c'è spazio per tutti coloro che vogliono essere comunità, sentirsi dei cittadini, persone che si occupano anche di quello che li circonda, che non vivono solo per se stessi, ma che decidono di rimboccarsi le maniche e darsi da fare, per in prima persona provare a costruire un futuro diverso da quello che ci hanno consegnato fino adesso. Questa è la spiegazione più semplice di quello che è il Movimento 5 Stelle. Fanno fatica a capirci, perché fino ad ora loro sono stati abituati a ragionare per interessi. Il nostro è l'interesse di tutti. Il Movimento 5 Stelle non fa favori a nessuno, perché lavora per il bene comune, che è il bene di tutti. Questo è per questo, o noi o loro, decidete da che parte volete stare. Stasera, quando sono venuta, quando mi hanno invitata a venire qui stasera, mi hanno chiesto di che cosa avrei voluto parlare. E io ho detto che la prima cosa di cui io parlo sempre, quando vado sui palchi, è della bellezza della nostra rivoluzione, della nostra esperienza. Perché questa è la cosa più forte che io vorrei trasmettervi. Prima ancora che parlare dei trattati europei, dei finanziamenti europei, di cui possiamo parlare fino a domani. Ma io credo che non ci sia nulla di più bello di quello che sta accadendo qui in Italia. Cioè che dei cittadini finalmente stiano rialzando la testa e si stiano rendendo conto che dobbiamo essere noi ad andare dentro le istituzioni a tutelare i nostri interessi, perché nessuno lo fa per noi. Questa cosa non è mai accaduta in nessuna parte del mondo. Sentiamoci orgogliosi, siamo il primo popolo che si è messo così in discussione da decidere di rimettersi a costruire questo paese senza più delegare. Questa è la democrazia diretta, cittadini che partecipano. Vuol dire evitare che si regalino 7 miliardi e mezzo alle banche?
draconiano e nessuno di noi è un tecnico super esperto che si propone come il risolutore di tutti i problemi del nostro paese. Nessuno di noi, ma abbiamo visto dove ci hanno portato i bocconiani, a quale devastazione. Non siamo semplicemente dei cittadini onesti che si mettono a disposizione di un progetto in cui credono e porteranno la vostra voce nel Parlamento europeo. Parliamo un po' di Europa. Ogni volta che io chiedo alle persone, quando dico Europa, che cosa gli viene in mente, non ho mai ricevuto una risposta positiva e questa è una cosa che deve farci riflettere. Oramai nel nostro immaginario la parola Europa o evoca una cosa lontana che non ci riguarda o evoca una cosa che ci spaventa, perché ci ricorda le politiche lacrime e sangue. È l'Europa che ci ha chiesto di innalzare l'età pensionabile, è l'Europa che ci sanziona, è l'Europa che ci impone dei parametri finanziari rigidissimi. Eppure l'Europa che avevano in mente i padri fondatori, tra cui anche gli italiani, perché noi siamo tra gli stati che hanno fondato appunto la Comunità Europea, la Comunità Europea nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi era un progetto di pace e di stabilità, serviva a scongiurare il rischio di un'altra guerra e aveva alla base l'idea di una comunità di popoli che garantisse stabilità e benessere economico. Beh, mi sembra, e voglio dire, non ci vuole una grande capacità per definirlo, che questo intento sia stato totalmente disatteso. Ora,